attività quindi come luogo di leggende appunto conosciuta anche nel mondo e così via per tante ragioni. No, beh, quella lì no, ecco, sì, è stato scelto il pittore proprio perché serviva il quadro, figura, sono capito queste cose. Vale, questo sì, proprio sì. Infatti, vero, vero, sì, anche noi, cioè, io ho fatto queste ricerche, le ho fatte con Bollini, ho lavorato molto insieme, con la prima fase. E mi ricordo appunto questa questione della civetta, sì, perché insomma, è così, poi bisogna naturalmente anche un po' suggerire. Chiaramente, ecco, non si poteva, che ne so, ambientare in America. No, abbiamo cercato anche, lo sia abbastanza, ecco, tutto. Anche perché Bollini, comunque, ha detto, doveva fare un salto attraversando la crisi, lo portò a rinunciare, capito? È difficile da capire. Ripeto, quando ho preso in mano Daniele Danza, appunto mi domando, ma perché Bollini ha rinunciato? Ma ti dico, dai, dico, guarda, non lo so proprio, cioè, non lo so, in fondo, ecco, questo no, veramente. C'era, adesso sono stati difficili da fare, perché bisogna fare fare i conti. No, soprattutto no, c'era una storia, era perché si era lasciato con la sua donna. Sì, appunto, gli interni quasi tutti, insomma, sono, eccetto che ne so, caffè greco è vero, girato lì. Il resto, oppure gli esterni, è chiaro che per esempio non so il cimitero dei Minei, è vero, insomma, che. Qualche cosa, la biblioteca, così inserito, altrimenti no, lì è stato preso davvero fuori e dentro. Adesso non mi ricordo chi fosse, ma un bravo, capace di fare questa cosa. Certo, beh, allora poi non c'erano neanche gli effetti speciali, doveva fare un certo mestiere, tutto bene, infatti sono molto contento di questa cosa, perché è un fatto, secondo me è stato fatto per il tempo, e poi l'ho visto anch'io qualche volta, a distanza di anni. Una delle cose così che in qualche modo poco così un poco che la lasciasse non tutto risolto è morto, ecco, anche perché avendo sempre giocato cosa un'ambiguità fra il presente e il passato, non è che ne sia convinto anch'io. Ripeto, non mi ha mai soddisfatto. E tutto sommato. Ding dong, ding dong. Sì, beh, quelli di film, insomma, ci sono sempre le stesse. Lei, per esempio, dice una.
stessa cosa quando dice Vittoria Ferri verrà o quella sera, non è la mia d'accordo, ma sì, dovrebbe venire, insomma, ecco, non bisogna mai storie, e già molto che a grandi linee. 100 campane stanno a dire no. Sì, infatti è stato fatto così, stanno a fare così con delle camere, sono tante macchine da presa, bisogna guardare molto, molto bene, in effetti c'è anche proprio la differenza di colore. Madonna. Ma loro si usava ancora molto, era tanto colore, ma si usava molto ancora il bianco e nero. Quello che lo ridecide poi Daniele D'Angelo, dice ma facciamo il bianco e nero. Guadagna il col bianco. Il colore, non so se è il tema, il colore si presta di più a storie realistiche. È così, insomma, un pochino nello spirito del cinema. Veramente una cosa che, diciamo, per esempio, ecco, per quanto riguarda, fu intelligente ad accettare questa cosa, anche se il suo spazio in sostanza, certo non aveva contabile, però ha fatto bene, perché in effetti si ricorda molto. Adesso per esempio non so, Rossella Falk, accettò volentieri, infatti io sono andato spesso a Napoli dove sono state fatte le riprese. No, assolutamente, erano finali un poco sulla carta, ma non, no, ne abbiamo parlato, mi ricordo, ma poi si è deciso di scegliere quello di Colmenaglione, ma che poi tutto sommato in qualche modo chiudeva. Succedevano un po' delle cose curiose, perché erano tutti un pochino suggestionati. Poi, evidentemente anche per quello che ha accaduto, anche gli autori, per le cose curiose, molto presto, Daniele D'Angelo, sono così chiaramente anch'io un filo di suggestione. Dicevano appunto raccontarmi che io stavo, allora mi raccontavano una porta che sicuramente si apriva, sia pure le porte vinte, cose di questo genere, cadeva qualche cosa, ecco così, ma non so fino a che punto, erano suggestioni che si rendevano conto che stavano facendo. La ricordo volentieri, in verità, figuriamoci. Sono contento già, per esempio, che lei abbia fatto questo sito, mi piace molto, capito? Questo senso di farlo presto, però lo voglio fare perché ci tengo anch'io, mi piace, mi interessa, mi curiosisce. Allora ci sentiamo presto, in ogni caso tanti auguri e anche buone feste, via. Sei mai stregato di melodie, sì.